Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi probabilmente è l'ultima sciata dell'anno, siamo verso fine febbraio, ma qui le temperature sono sempre più calde, quindi di neve ce n'è sempre meno. Cerchiamo di sfruttare le ultime giornate al meglio. Oggi siamo a Misurina, appena sopra il lago e appena sotto le tre cime, proprio lì dietro, e faremo un girettino molto molto easy. Siamo partiti qui dalla partenza degli impianti di sci e cominciamo a salire per la vecchia pista. Come c'è un'intera crew qui, mio papà, mia zia e i miei due cugini, Kevin e Antonia, gruppo vacanze 2023. Abbiamo lasciato la pista, abbiamo preso questa traccia. Siamo giusto dietro i cadini di Misurina, che sono lì a destra. Intervista alla guida di oggi. Non ho più fiato. Beh dai, siamo partiti da un quarto d'ora. Hai scelto una gita un po' mainstream oggi. Ecco, cammina e spiega il giro. Non ve la fare. Dai. Che giro facciamo oggi? Siamo partiti da Misurina. E fin qua ci siamo. Salito il primo pezzo lungo la vecchia pista. Adesso stiamo affrontando un dio abbastanza ripido che ci porta verso il punto Fonda Savio. Fonda Savio. Per poi girare a destra e salire verso Forcella del Nevaio. Abbiamo già staccato il gruppo, per fortuna. Guarda lì, lì. Arenati nei primi dietro front. Guarda che c'è il vecchio qui che c'ha una gamba da paura. Comunque oggi temperatura direi top, ma è fin troppo top, che c'è quasi caldo. Diciamo situazione un po' preoccupante considerando che siamo a fine febbraio. Neanche a fine febbraio. Queste qua sono condizioni di marzo, forse primavera. Comunque ragazzi, oggi sto provando questo nuovo orologio che mi hanno mandato. È il Tic Watch Pro Ultra GPS. Nome veramente lungo. Comunque è un orologio sportivo con il GPS per registrare l'attività e il controllo dei battiti anche. Quindi ti dice la frequenza cardiaca. Come vedete qui mi dà che siamo partiti da 29 minuti. Abbiamo fatto 1,5 km. Mi dà la quota, dislivello fatto fino ad ora, la traccia del giro che abbiamo fatto e infine i battiti. 144. Madonna, suona tutta, eh? Ovviamente è impermeabile, quindi si può usare anche per fare allenamenti di nuoto. È smart perché si può collegare al telefono via Bluetooth e quindi si possono avere tutte le notifiche dei messaggi, applicazioni, eccetera. Lo sto provando già da un paio di mesi, devo dire che mi è piaciuto, soprattutto perché è abbastanza carino come orologio e abbastanza leggero anche, quindi anche al polso diciamo che non dà molto fastidio. E a livello di battiti, frequenza cardiaca, secondo me è molto preciso come rilevazione per essere alla fine un orologio, mentre a livello di GPS ho visto che per la distanza è abbastanza preciso. Per l'altimetria, soprattutto in montagna, tipo adesso che stiamo andando a fare sci-alpinismo, ogni tanto si perde un paio di metri. Di solito, rispetto ad altri GPS che so che sono molto molto precisi, questo qui è fuori di circa 50 metri su un giro da 1500, quindi niente di incredibile, però sapete che non è preciso al millimetro, ecco. In descrizione vi lascio la traccia del giro, se volete andare a dargli un occhio la trovate lì. Guarda qua che spettacolo! Forcella del Nevaio, quella su in cima a destra, no? In teoria è il nostro obiettivo di giornata. Spaccate dal nonno. Chilometro zero. Chilometro meno uno. Meno uno. Caldo assurdo. Quindi le due opzioni sono o Forcella degli Spiriti o Forcella del Nevaio. Possiamo scegliere al capo lì dietro. And the winner is? The winner is Nevaio per il momento. Facciamo quella e poi vediamo se abbiamo ancora gamba per farne un'altra. Ma che parecchina lì. Lì ci sono un po' di vie di arrampicata fighe da fare. Finita la rampettata ripida, siamo quasi al rifugio. Adesso ancora sti 20 metri qui, poi si apre una lunga vallata verso la forcella. Passeggino in cresta. Esposto. Eccoci, ultimo vallone, Forcella del Nevaio è quella alla sua sinistra, a vedere piena di sassi. Infatti l'ultima volta che ero venuto qui abbiamo fatto la forcella appena più a destra, che è un po' più stretta, un po' più tecnica, e non c'è mai nessuno che la fa di solito perché è veramente stretta. Comunque qui zero vento, guardate che mega rocce, che figata. Tra le altre cose, quelle lì che vedete sono le tre cime di Lavaredo.
Togliete gli sci. Qui neve pochina a vedere. Lo zaino e facciamo gli ultimi 20 metri, 30 massimo. Ripidino qua. Guardata Alessia, arrivata in vetta. Questa volta ce l'ho fatta. Nietto. Tac. Va tutto benissimo. Ah, è appoggiato via qui, dai. Antelao, tofane, cristallo, croda rossa, tre cime. Ready to drop. Li porto a piedi fino lì. Sono un po' di sassetti. Ma fino tanto, forse da qui. Se cadevi ne falciavi 15. Ta 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 ta. Sarebbe stata una bella scena. Sì. Ta 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 ta. C'è anche una luce un po' strana. Si vede un po' tutto piatto. Schieppino. Mi sembra di scendere con la bici. Guarda qua. Super tricky. Con i sassetti lì. Ultima ravanata qui e laggiù al parcheggio. Qui la neve è veramente bruttina. Tutta pestata su. Thank you.
come fiere in pista qua. Che fatica. C'è tutta la traversata, andiamo a prendere un po' di in corsa. Eccoci ritornati sulla pista. Giro concluso. Alla fine pensavo quasi peggio io le condizioni neve. Non male, non male. Condizioni Alessia top. Gagliarda oggi. No, no, dai. Bella uscita. Probabilmente sarà una delle ultime della stagione, quindi ce la gustiamo per bene. Bene, totale qui mi dà 1200 di dislivello e 3 ore 20. Quindi un bel girettino. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace sotto e anche un commentino. E niente, noi ci vediamo nei prossimi video. Saranno sicuramente con la bici, quindi preparatevi. Adesso comincia la stagione estiva e quindi arriveranno sicuramente 3 video di Barcellona e poi a profusione tutti gli altri. Quindi restate sempre connessi. Da Migiorina è tutto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao.